correre la staffetta di Milano per una buona causa, due amici che gareggiano cercando di battere l'un l'altro per la prima volta dopo 5 anni, gareggiare con una scarpa senza la piastra in fibra di carbonio, ma comunque molto reattiva. Questa è la storia della maratona di Milano, in realtà della staffetta, ma per capirlo, come al solito, partiamo dall'inizio. Sabato pomeriggio inizia qui la mia avventura della staffetta. Sto andando a ritirare il pettorale. No, non siamo a Parigi, ma siamo semplicemente in un posto fantastico, bellissimo, che si chiama Milano. Vediamo, se qualcuno mi riconosce e soprattutto come fare a ritirare questo benedetto pettorale. Diciamo che ci ho messo più tempo a capire che numero ho piuttosto che a ritirare il pettorale. Adesso vediamo, aspettiamo in coda, ma non ci vuole moltissimo. Numero 85. È abbastanza semplice la procedura, direi che dura meno di qualche secondo, molto meglio che in altre capitali europee, però bravissimi quelli di Milano. L'autobus non c'è, c'era la ONLUS per fare coordinare certi programmi, devi andare a ritirare nel nostro stesi. È stato così rapido che alla fine non ho ritirato nulla, però adesso andiamo direttamente allo stand di ASICS effettivamente per ritirare il pettorale in maniera precisa. Domani correrò con le Gel Cumulus 26, mentre oggi sto camminando con le Meta Speed Edge, però Paris, che sono molto comode anche per camminare. Stavo cercando di capire che scarpe utilizzare domani, anche se in realtà avevo già fatto il reel, pillola blu o pillola rossa. Però devo corrompere qualcuno di ASICS per farmi comunque utilizzare le scarpe da gara, gareggio, e quindi devo battere Cosimo. Adesso spero di trovarlo, vediamo se lo trovo qua allo stand. Cosimo, come stai? Benissimo, Massi, ho appena finito di provare qui allo stand le Sky di ASICS, che sono fenomenali, però per me non vanno bene. Devo assolutamente trovare le Inspirons, perché secondo me quelle sono fenomenali. Ed eccole qua, ragazzi, trovate al volo, perfette, rivoluzionarie, completamente rivoluzionarie, ragazzi. Tomaia, perfetta. Con tutte le scarpe che ho mi conviene andare a piedi nudi e ci sta, perché con tutte le scarpe che ho devo assolutamente andare a piedi nudi. Cosa dici? Per D'accordo sempre, con Massi, sempre. fare una prova seria devi andare a 3,15 al chilometro. Ci proverò, sto già sudando da fermo. Ma a 3,15 km. Proviamo, non si sa mai. Ragazzi, io qua non è che sto andando a 3,15, non lo so, però sono ottime, differenza veramente tantissima con la Sky. Confermo, preferisco la Edge, sto aumentando la velocità. Se mi vedete cadere. Domenica mattina sono al parcheggio di Lampugnano, sono le 9 e sto andando alla partenza della staffetta. Siccome faccio la seconda frazione e purtroppo quest'anno è tutto abbastanza chiuso, vado direttamente a Pagano e da lì poi partirò. Spero di incontrare Cosimo rapidamente, con il quale facciamo un debriefing di cosa dovremmo fare oggi e effettivamente spero di superarlo, però non è fondamentale. Oggi anima sana in corpore sano. Ciao! Siamo effettivamente alla partenza della seconda frazione della staffetta. Stanno passando tutti i maratoneti, mentre quelli della staffetta arrivano, secondo loro, secondo l'organizzazione, tra 15 minuti. Adesso vado a trovare il mio punto di partenza. So nemmeno se mi riscaldo. Dal punto di vista tecnico ho portato i sensori per vedere effettivamente come vanno queste scarpe. Le sento abbastanza reattive, però il mio motore è quello che è. So che devo correre una maratona tra 3 settimane, mentre oggi soltanto 8,9 km, mi viene un po' male, però fa abbastanza caldo stamattina, quindi secondo me la situazione migliore, ideale, è quella di correre piano. Altro aspetto tecnico, utilizzo delle calze a compressione che di fatto mi servono solamente perché ho qualche problema al polpaccio solitamente, quindi è meglio tenerle bene compresse, non è per correre più velocemente, e poi con questo caldo forse non avrebbe senso, però dal mio punto di vista credo che sia una soluzione ideale per il mio modo di correre.
A Milano comunque non vale la regola che si passi il testimone, quindi effettivamente si potrebbero vedere del little imbroglio, però vediamo un attimo come fare. Adesso tra pochi minuti parte Cosimo, poi sicuramente lo riprendo, però ci proviamo almeno. Arriva, arriva, arriva. Claudio, si riesce a correre oppure no? Allora, si riesce, ma bisogna cercare di partire davanti, perché altrimenti si rischia di rimanere imbottigliati e di conseguenza ne risente anche la prestazione. Nel mio caso è stata una scampagnata, ho corso con amici, quindi va benissimo così. Da dietro ho risalito tutto il serpentone, come... Superare è complesso. Sì, è complesso e pericoloso anche, posso aggiungere. A questo punto direi che i miei programmi di correre forte vanno un po' a farsi benedire, perché qua comunque non vorrei far sì che qualcuno si facesse male, quindi corro relativamente piano. Allora, quando arriva Irene? Sta andando con un leggero problema al ginocchio, ma sta andando 6 al chilometro, dai, dovrebbe farcela. Vai! Vai, 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 mi raccomando, vai forte! Siamo partiti, c'è effettivamente grande casino. Boh, la sto passeggiando, ma cerco di superare un po' di persone senza far male a me e alle persone con cui sto correndo. Chilometro 3,28, stiamo andando abbastanza easy, però è difficile superare, quindi boh, devo stare attento. Secondo chilometro, 3,24, direi buono, dai. Comunque è un casino perché devo guardare in giro, però ritmo maratona per 8 km, fatti bene. Più che un medium fartlek, qua si corre forte piano. In realtà si corre comunque piano perché ci sono dei restringimenti con tantissime pace e quindi è così. In realtà l'ho superato e non l'ho neanche visto, però siamo quasi arrivati. Grande Cosimo. Mi dall'ultimo sangue. Complimenti, non facciamoci male, vado, dai. Cosimo, ma sei Ibiza? Mamma santa! Ma sì, per poco! Ma che per poco, ho fatto uno scatto, ma non mi stavi dietro neanche se volevi. Buzia, buzia! Con il lazzo, ti volevo prendere ma sei sparito. Ho corso con le Gel Cumulus e posso dire, vanno davvero veloce, o sono riuscito comunque a tenere più o meno 3,30 di media, però dai. Alla fine is failure, perché l'ho superato solo alla fine. Lei è fortissima, attenzione. Elisa, com'è andata la gara? Bene, non so tempi, non so niente, sono partita un po' forte, devo dire. Mi sono fatta trascinare dall'entusiasmo. Secondo me se correvi con le Gel Cumulus arrivavi comunque forte, te lo posso dire. Non le ho mai provate, mi manca. E oggi vabbè, avevo le Meta Speed. Quindi hai abbandonato lo sci per un po'? No, abbandonato no, perché comunque rimane il mio lavoro in inverno e tutto l'anno, perché comunque rimango allenatrice dei bici di fondo, e però con gli Asics Front Runner mi diletto anche a correre. Sono arrivato e adesso mi sono fermato a prendere un prosecco, non so se lo riesco a trovare, vediamo un attimo, chiedo a degli amici. Secondo me ce l'abbiamo. Secondo me veramente arrivo. Spingiamo oggi, spingiamo. Oggi spingiamo veramente tanto. Doc, prenda il prosecco. È il giusto modo di concludere la staffetta, che comunque ho corso abbastanza forte, ho fatto 3,33 di media superando tantissima gente e effettivamente non si è fatto male a nessuno, quindi adesso posso bere alla vostra salute. Dai ragazzi, bravi, bravi! Oh. Com'è andata oggi? Bene, bene, soddisfatti, siamo tutti soddisfatti, soprattutto io. Mai trovato il tuo compagno di staffetta? Per caso un uccellino ti ha detto qualcosa? Ho fatto fatica a trovare il mio compagno di staffetta, però alla fine abbiamo perso qualche minuto, ma è partita, speriamo che mantenga buoni tempi. Ultima considerazione sulle Gel Cumulus, sono comunque reattive, non pensavo, e ovviamente pesano solo 255 grammi, tra virgolette, quindi se pesate meno di 70 kg nei prossimi giorni farò la recensione completa, potrebbe essere una soluzione per chi non cercasse scarpe con il carbonio e invece volesse comunque andare forte anche in allenamento. Tra tutte le persone che non invidio, sicuramente i vigili di Milano, che stanno facendo un lavoro fantastico e che comunque hanno il merito di sopportare tutti gli autisti. Comunque oggi è stata una giornata di festa per tutti i podisti amatori di tutti i livelli. Grazie a tutti quelli che mi hanno incitato, salutato
e hanno voluto fare un selfie. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Nei prossimi giorni farò un altro video super bello in Germania. Ora però vado a dare a mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima.